Nuova puntata di Viaggio con Papà. Stavolta andiamo ad Acqualagna, ragazzi. Se pappa il tartufo, quindi saranno due giorni di goduria. La goduria che piace a noi, mangiare e bere. Oggi guardate che provo, Jaguar E-Pace. Fighissimo, sportivissimo, accelera da paura. E niente, vedete tante belle cose. Andremo a trovare il tartufo bianco, a scavare con i cavatori, ok? Andiamo a vedere il passo del furlo, andiamo a vedere un sacco di cose interessanti. Mi raccomando, seguiteci. Senti la musichetta, questo è proprio papà. Mario, sei pronto? Assaggerai il tartufo bianco, bello mio. Papà. Mario, canta. Papà, devi cantare papà. Papà. Ok? Se no, non ti faccio mangiare il tartufo bianco, eh. Il primo, sarà per te, eh, della tua vita. Bravo, canta, ecco, ti sei guadagnato un tagliolino col tartufo. Bravo, bravo, continua. Bravo, bravo, bravo. L'ovetto pure ti sei guadagnato. Vai, vai. Bravo, bravo. Così, così mi piace. Senti, sei pronto? Tartufi bianchi, stiamo arrivati. Eccoci. Guarda Mario lassù, Acqualagna. Siamo alla freccia e un chilometro e due ci manca, dai. Questa è la strada che piace a sta macchina adesso. Con le curvette, bella, liscia. Tieni la destra verso Acqualagna. Acqualagna, capitale del tartufo. Guarda. Oh, tartufi! Siete pronti? Noi stiamo arrivando, eh? Guarda quel figo col cagnolino, Mario, guarda! Siamo arrivati alla fiera, adesso siamo in piazza, una piazzetta piena di stand, piena di food truck. Andiamo a mangiare il tartufo e bere il vino buono. Andiamo! Mariolino, c'hanno il bicchiere, c'hanno il bicchiere. Allora, crescia oppure di ottimo ci abbiamo l'ovetto, che adesso questa è la stessa partita, però è un tartufo bianco. Vai, fallo vetto, fallo vetto, fallo vetto. Camera uva, San Giovesimo in mazza. Di pane con sopra l'ovetto e il tartufo bianco. Adesso assaggiamo subito. Buongiorno a tutti. Belli, riposati siamo oggi. Guardate che meraviglia qua, che montagne. Vi do il buongiorno con le montagne, col verde. Allora, dopo la serata di ieri della fiera, adesso andiamo al passo del furlo. Se ci sono le biciclette, quella con la pedalata assistita, andiamo anche con la bici. E poi si mangia, ragazzi. Poi si mangia. Cose serie le facciamo, solo cose serie. Ecco il passo del furlo, ragazzi. 500 metri e giriamo. Prima della passeggiata. Qua è bello, sai pure che io ci sono voluto con la motocicletta, Mario? Lì, è bellissimo, eh? Tutte le curve. Non toccare. Bella, eh? Non si tocca. Ti piace, amore? Eh? Mario, vieni qua, guarda che c'ho. Guarda il colore, è diverso da quella che si prende a Rimini. Tutto il formaggio e la birra. Senti che bell'aria, respira forte, eh? Respiri? Quest'aria è stupenda, eh? Fresca,
Poi a pochi chilometri da Roma stiamo, eh? Eh? Che c'è? Che hai visto? Ragazzi, questa qui è l'antica Flaminia, l'hanno fatta i romani. Guardate questa galleria. Se sono venuti i romani fino a qua, un motivo c'era. Qua si mangia bene e si beve bene. State sicuri. Venite con me, dentro la galleria. Dai, andiamo Mario. Oh. Forza. Guarda qui, questa qua la galleria è stata fatta da Vespasiano. Nel 76 d.C. Galleria piccola del fiume. Vediamo un po' vedere qua. Oh, guarda qua che c'è. Guarda là. Senti che silenzio. Ragazzi, una grande comodità, perché vedi, lasci la macchina al parcheggio, cammini qui su quest'area pedonale ed è fantastico. C'è un passaggio segreto dell'epoca romana. Andiamo, vai, piano piano. Guarda, lì, guarda, arreggiti forte. Questo qua è il chiaricotto dell'epoca romana, guarda. Queste immagini, che facevano, eh? Guarda. Bello, eh? Bacetto a papà? Adesso andiamo avanti, dai, andiamo, forza, andiamo a vedere altre cose. Ce la fai? Oh, ops. Sapete come fa un ragno? Eccolo! Eccolo qua! È proprio qui, il nostro piccolo servo. Guarda il giorno d'acqua, l'acqua dentro. Allora, questo qua è il fiume Candigliano. Noi siamo qui, vedi? Qua. Quindi abbiamo visto già il Chiavicotto. Abbiamo visto la galleria grande e adesso la galleria piccola pure l'abbiamo vista da lontano e adesso bisogna andare qui alla diga, dai, forza! Vedi, questa è la diga, senti come muove l'acqua. Mario, oggi la diga è chiusa, vedi? Una bella scusa per ritornare. Adesso passeggiatina verso il parcheggio, bella rilassante e poi tanta tanta fame per mangiare. Io voglio sapere prima il suo nome. Mario, ciao. Ho bisogno di una bicicletta che posso portare lui. Sei andare nel posto giusto. Guarda, cosa migliore è questa bici appena andata assistita con il carrellino dove lui sta qui dentro, caricato in sicurezza. Sì. Cintura. Guarda, cintura qui dentro, vai. Guarda. Quindi, che figata. Questo è il tuo, è la tua casetta, vai. Viaggiante. Ciao, chiudi un attimo le te. Cinture. Ciao, Mario Lino. Wow, come un pilota! Che come bello! Ma andiamo a mangiare, andiamo! Tattarà! Allora. Che figata! Ma quante biciclette hai? Organizzi le... Noi organizziamo eventi, quindi tour enogastronomici, quindi accompagniamo turisti. Con, diciamo che le bike è il mezzo per fare escursioni di vario genere. E conoscere il territorio. E conoscere il territorio, quindi promozione del territorio e di tutte le eccellenze che abbiamo, a partire dal furlo con il tartufo che no, è l'apoteosi. È più conosciuto. È l'apoteosi. Come ti senti lì dentro? Sei pronto? Alla grande. Andiamo? Alla grande. Che figata! Io ho una fame pazzesca. Guarda qua, che ci prendiamo? Allora, faccio così. Io prendo le tagliatelle, tu prendi il tortellone. Prendi quei soldi. Brava! Un tortellone al tartufo, una tagliatella, poi una crescia confittata al tartufo e poi un bicchiere di bianchino del metallo. E una birra piccola. Chiaro. Mentre aspettiamo i piattini giochiamo un pochino. Adesso il figo di track della ticica di tartufo. Il tartufo lo possono mangiare tutti. I piatti partono da 5 euro a 14 al massimo. Ma quando si mangia qua? Guarda qui, vai! C'è la mezza del mondo. Allora facciamo così, uno per camera comune, uno per Max e uno per Mario. E la frittata. Com'è?
Dai, buono, seguro arrivo. Una puntata. Salute. Che bontà, Mario. Ma ce la fai da solo? Ah, ma sei bravo, sei. Guardate qui che c'è. È una crescia con tartufo e uova. Allora, adesso che ho finito il pranzo, pranzetto stupendo, andiamo a vedere i cagnoni che cercano il tartufo. Guarda, c'è il cagnolo per il tubo, amore. Il cagnolo per il tubo, andiamo, andiamo. Ma c'è solo un po' di tubo. Dick, vedi che carino, Dick. Vedi che carino, Dick. Dai un bacino. Mi chiamo Katia. Allora, andiamo alla ricerca del tartufo. E adesso ti spiego come funziona. Mettiamo il tartufo. Dai, 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 bravo, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Bravo, bravo, bravo. Che ha trovato? La gioia, Chloe, Samuele, ultimo giro, Chloe. Tu gli dai la crocchetta e lui va a trovare il tartufo. Ehi, la crocchetta. Aiuto! Oddio, 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 veloce! Adesso un meritato riposino. E poi questa sera torniamo qui a Qualagna e compriamo qualcosa di buono. Andiamo a vedere la crescia. C'è la signora che c'ha la crescia. Poi c'è pure una bella nocciolina. No, pure, guarda, io guancialetti che ci sono. Guarda, io. Guarda. Adesso vedi che parlo di batteria, quindi... No. Senza latte. Dove si fa più... Vedi? Prodotto tipico di Acqualagna, vai. Oh, Mario, guarda che fungoni. Guarda, funghi secchi, funghi freschi. Qui a Qualagna sono pure belli accoglienti, guardate qua, hanno fatto un fuori fiera addirittura loro, hanno fatto l'aperitivo, guardate il bel giusterone, io ne prendo uno di questi, grazie ragazzi, grazie. Questo c'era questo qua? Alla salute ragazzi! Salute! Salute. Mario, com'è il giuster? Buono? Ah, guarda che robetta Mario! Oh! Ma che c'è di meglio? Salsiccia messa appoggiata sulla bruschetta! Cotto dito. Vediamo assaggiare il miele buono, quello che fanno a Qualagna. Che bello sto bimbo. Che miele ci propone? Allora, abbiamo, per rimanere in tema della festa, sì, abbiamo miele di acacia con tartufo bianco. Ok. Ottimo da abbinare con il formaggio. Oppure abbiamo miele mille fiori in classico. Vai, facci assaggiare quello col tartufo bianco. Non ci sono più. Tanto è brava. Dimmi se ti piace. Allora, miele d'acacia, tartufo bianco e formaggio, vai. Com'è? Ale, ma a me piace un po' È piaciuto, è buono. Come vi chiamate voi? Apicoltura, Maggie Damiani. Stacchiamo il gambo, lo dividiamo a metà e poi lo mettiamo tutto sulla griglia, dai. Guarda che fungo, ragazzi, guardate che meraviglia. Vai ragazzi, questa è festa vera, questa è veramente festa e divertimento. Vai. L'aglio mettete ragazzi. Salame di asina. Asina. Oh. Queste sono le cose belle, quelle improvvisate, vai. Amore. Com'è il salame d'asina, amore? Buono. Buono. Metto qui, va. Ma certo
certificata questa ricerca? Sì, noi siamo cose certificate. Abbiamo la DOP sulla ricerca. Però qua bisogna fare così, guarda, così, vai, scarpetta sulla salsiccia del fungo, vai, così, vai. Fungo intingolato, intingolato. Eh? Guarda che spettacolo, vai, così, bagnalo, vai, guarda che spettacolo, vai. Oggi è l'ultimo giorno, stavo chiudendo, adesso stiamo scappando, poi qualcosa compreremo sicuramente. Che vogliamo comprare? Che vogliamo comprare? Guardate qua! Coppiette di catti, Mario, e coppiette dolci. Poi prendiamo, Mario, questo qua da passeggio? Ci dà un pacchetto, signora? Sì, canti o dolci? Dolci, grazie. Ecco qui. Grazie, andiamo a vedere qua. Ragazzi, guardate là, la Iobona, disumona. Signora, mi dai una treccia di disumona? Grande o piccola? Piccola. Ragazzi, viva l'aglio, disumona, dai. Poi, un chilo di melone rosse. C'è 20. Oh, Mario, guarda, assaggia. Vieni, vai. Oddio, vai, io prima, vai. Andretti, Andretti saremo così. Presso a poco poi. Vai, così, vai. Volevo quelle schiacciate buonissime, Giuliano. Abbiamo finito con le spesette e adesso andiamo a cena. Mi piace qualcosa del buono. Te lo compro magari con in due. Che meno! Lo compro io! Brava, tata, bravissima. Vediamo da vicino i tartufi bianchi, guardate che belli. Che spettacolo! Questo invece è più grande, viene anche a perché siamo venuti qua a Palagna e da tutti bisogna mangiarlo. Buonasera. Ah, mi sta preoccupando, Che dormivate troppo. Ma perché è così? Buongiorno. Buongiorno Cesare. Buongiorno. Abbiamo dormito benissimo. Silenzio assoluto. Beh, erano bravi questi della bassina. Erano molto bravi, muri spessi. Grazie, cioè, grazie a voi, cari. È buono il prosciutto? Porzione salata, facciamo oggi. Io faccio un pezzetto di formaggio, così. Poi il prosciutto, così, così. E poi mangiamo. Che ce n'è? Piano. Griuccio. Sembra che la mangi da giorni, sembra. È colazione questa. Allora, com'è? Buono? Dai, pezzetto. Oh, sei proprio geloso delle cose da mangiare. Dai, pezzettino. Dai, piccolo. Papà sta morendo di fame, non gli dai niente. Che figli, guarda. Qui la mattina si fa colazione con la crescia. Che cosa cambia dalla piadina? Che all'interno c'è l'uovo, gli ingredienti rimangono stessi e poi viene cotta questa qui, specialmente qui a Abbazia San Vincenzo, con il carbone vegetale, quindi fatta sulla brace. Che spettacolo. Mario, guarda come te la faccio, te la preparo. Prosciutto, vai così, te la piego così, vai, il pezzetto di formaggio pure, aspetta un secondo, Mario, aspetta. Vai, sei pronto? Vai. Com'è? Calda, A bontà, ragazzi, leggerissima. Guarda, vai. Sono un po'. Sono qui, vai. Suona. Abbiamo dormito in questa abbazia meravigliosa, bella, silenziosa, abbiamo fatto un weekend bellissimo. Dai, andiamo a comprare qualche ricordino. Dal tuffo bianco lo cuciamo, ok? Vai!
Adesso vi faccio vedere dietro le quinte come si puliscono i tartufi prima di metterli in veglia. Lorenza, che stai facendo? Dici. Allora, questo qua è un bianco. Sì, in maniera certosina sto cercando di togliere tutta la terra in esubero. Logicamente ci vuole molta delicatezza. Quindi spirocchino curvo, sto vedendo. Bravissimo. E poi ho visto là una pistoletta, che cos'è quella? Questa è una pistoletta d'aria compressa che io devo pian pianino regolare e serve per togliere la terra. Senti un attimo, all'incirca varia il prezzo delle pezzature, no? Sì. Allora, una pezzatura così grande, quanto costa al chilo? Allora, qui siamo attorno, questa pezzatura è attorno agli 80 grammi, quindi per... Sì, e al chilo questa qui quanto viene? Al chilo siamo attorno ai 1900 euro. E questa pezzatura costa attorno ai 200 euro, bravissimo, questo pezzo qui? Bravissimo, perfetto. Sì. Più è piccolo e più costa di meno, mi sbaglio? Allora, più è piccolo e più costa di meno, sì, perché naturalmente il peso comunque è un'incidenza importante, però sì, un'altra incidenza importante è anche l'aspetto fisico, quindi la morfologia del tartufo. Allora, fammi capire qual è quello, il più bello di tutti questi qua, è questo colto liscio. E questo, che è liscio, sì. È liscio. Adesso cioè, qui c'è la terra in esubero, la dobbiamo andare a togliere. Posso fargli sentire il profumo, Mario? Sì, come no, certo. Sì. Sempre piano, è un lavoro molto delicato. E ci vuole molto tempo. Lo immagino. Molto tempo. Avete capito perché costano tanto? Ragazzi, abbiamo fatto shopping, un po' di creme, tartufo fresco e adesso si torna a cucinare.